di Spencer TV. Rotocalco di cultura e informazione da Volterra e la Toscana, di Pietro Gasparri. Condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. L'arte di essere sommelier, di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Parliamo dunque di vini e lo facciamo con la FISAR, la Federazione Italiana Sommelier. Perché? Perché questa sera ci sarà una cena che sancirà la fine di un corso che è durato diversi mesi qui a Volterra. In questi mesi sono stati preparati alcuni nuovi sommelier e stasera, dicevamo, sarà la serata conclusiva. Proporranno dei vini in occasione della cena e metteranno subito in mostra le loro qualità. Noi dunque seguiremo questo evento come abbiamo seguito una lezione per diventare sommelier. Che cos'è la FISAR a livello nazionale? Allora, diciamo che la FISAR è nata proprio qui a Volterra nel 1972, dopodiché si è sviluppata su tutto il territorio nazionale attraverso una settantina di delegazioni appunto che sono presenti in tutte le regioni. Sicuramente un'attività primaria è quella della formazione di sommelier attraverso i nostri corsi, dove poi usciranno appunto persone preparate nel settore. Non tutti andranno a fare sicuramente il servizio di sommellerie, però la preparazione sarà per questo livello. Il corso, che appunto è già partito da diversi mesi, si articola su tre livelli. C'è un primo livello dove parliamo di agronomia, di analisi sensoriale, mentre nel secondo livello andiamo ad affrontare l'enografia nazionale, europea ed il resto del mondo. Il terzo livello poi si occuperà della parte forse più essenziale nell'ambito della formazione del sommelier, che è l'abbinamento dei vini ai vari piatti. E questo qui vorrebbe essere anche un modo forse per educare a bere? Sì, sicuramente. Quello che noi ci proponiamo è di dare agli aspiranti sommelier la nozione e la sensibilità che il vino non si beve ma si degusta. Benvenuti a questa serata in onore degli aspiranti sommelier che hanno brillantemente superato il secondo livello. Abbiamo concluso il secondo corso per sommelier, secondo livello. Direi che la partecipazione è stata un'ottima partecipazione. E, diciamo, gli allievi erano circa 20. Abbiamo appunto fatto questa cena di a conclusione, dove abbiamo consegnato i diplomi e abbiamo un pochino tratto le fila di questo corso che è iniziato l'anno passato. Sono insieme a una corsista del secondo livello, Sonia. Ciao Sonia. Buonasera. Allora, com'è stato fare questo corso? Interessante? Te l'aspettavi così? Sì, è stato molto interessante, devo dire anche molto duro, perché abbiamo dovuto studiare molto, è impegnativo, però è stato molto divertente. La location nella quale si è svolto il corso è una location di tutto rispetto, cioè la scuola di alta formazione SIAF. La FISAR naturalmente è presente in tante manifestazioni enogastronomiche qui a Volterra e nel territorio, in particolare una specifica che è quella delle cene galeotte.
Sì, noi abbiamo da subito aderito a questa iniziativa con il Ministero di Grazia e Giustizia e l'Unicop Firenze per cercare di dare un'opportunità a persone che per vari motivi sono detenute nelle carceri volontarie di poter comunque imparare certi fondamenti che sono anche quelli della sommellerie. E poi oltre a questa, insomma, ci occupiamo di tutte le attività che riguardano la città di Volterra, da Volterra Augusto e a tutte le manifestazioni che, diciamo, dell'enogastronomia che riguardano il nostro territorio per la valorizzazione anche dei prodotti tipici del nostro territorio. Dispenser TV, un programma di Pietro Gasparri. Arrivederci a sabato prossimo. Thank you very much indeed.